vaccina a me, io mi servo del mio vaccino di fiducia in Piazza Vallotti. Il Sor Battaglia conoscete di sicuro tutti, che questo è venuto qui, che era bimbetta, ha fatto un lavoro eccezionale col maiale. Passiamo subito agli ingredienti di questa ricetta da leccarsi anche la barba. Allora, prima di tutto ci vuole un paio di spicchi d'aglio, peperoncino, mezzo chilo di pomodoro passata di pomodoro. Ci vuole circa 3 etti di fagioli che io ho già lessato, ho preso 3 etti di fagioli secchi, l'ho lessati come al solito, come già vi ho già spiegato una volta. Un po' di cotenne che io precedentemente ho sbollentato con la pentola a pressione per circa un quarto d'ora. Mi ha regalato anche, come vedete vi c'è, la coda e una ciampa che io metterò un po' tutto nel mezzo per creare un sapore ancora migliore. Ci vuole la salvia e sale e olio di vello buono. Ci vorrebbe lo strutto, ma non l'ho trovato e mi arrangio con l'olio di vello buono. Meglio è nulla. Iniziamo subito. Allora, ho detto, ho preso le cotenne, l'ho tagliate a pezzetti, non tanto piccolini perché ora le andrò a ritagliare, l'ho divise, l'ho messa nella pentola a pressione, l'ho sbollentata per circa un quarto d'ora. E allora ora andrò a prendere le nostre cotenne e le andrò a dividere maggiormente. Io faccio dei pezzettini che possono essere degustati in maniera migliore. Allora, dopo aver tagliato a pezzettini le nostre cotenne, ci sarà da preparare il pomodoro. Metteremo circa 5-6 cucchiai d'olio nella nostra padella, andremo a accendere il fuoco, aspetteremo un minuto che scaldi bene l'olio. Mi raccomando, ci vuole la salvia di vello buono. Prendete uno spicchio e mezzo d'aglio e lo fate un bel battutino come mi sono precedentemente fatto io, lo andiamo a mettere dentro, fate rosolare bene il tutto, aggiungeremo un ciuffettino di salvia, così 3 foglioline, un bel pezzo di peperoncino che fa buono, apre fuori, ecco fatto, mi raccomando non fatelo attaccare, ci aggiungete, vedete a mio dito, ci aggiungete il pomodoro, e lo fate cuocere per qualche minuto, fatto un casino e mi sembra di essere a casa mia, ragazzi. Ci mettete un po' d'acqua naturalmente. Quando il pomodoro inizia a pigliare bene calore, aggiungeremo intanto le cote che con tutto il romande rianda, e poi ci andremo ad aggiungere i fagioli. Beh, insieme io sì. Insieme io sì. Ora ci sarà solo da aspettare che cuocino, che creino quel mix e quella bontà che tutti noi livornesi conosciamo. C'è anche una famosa canzone che faceva: fagioli e le otenne, galletti senza penne, minestra sulle palle, arringhe affumiate, polpette o le patate. Era bellissima, vi consiglio di andarla a sentire perché se riuscite a trovarla. Allora, i nostri fagioli con le otenne dovranno cuocere circa una mezz'oretta che si ritiri tutto il brodino, come vedete questo brodino qui. Deve ritirarsi tutto, deve incorporare il pomodoro con i fagioli e le otenne. C'è da salarle naturalmente. Mi raccomando, ora è bello alto, andremo a abbassare leggermente che dovrà prendere un bollore continuo ma senza bruciare tutto. Dovrete controllare durante la cottura che non si attacchi con un mestolino, ma aiutate, e lo lasciate così stappato, fuoco medio basso, più basso che medio praticamente, un po' per me più basso, e lo lasciate cucinare così mezz'ora e il gioco è fatto, e saranno un connubio di sapori che ve lo riorderete fino a che non morirete, speriamo il più tardi possibile naturalmente. Ma ci vado ad aggiungere un pochino di sale, ecco qua. Gli do una rimestolatina per far insaporire tutto. Vedete che bellezza, deve essere poi no buono, non vedo l'ora di buttarmici dentro. E poi andrò a sporzionare, ci vuole un bel piatto perché come mi ha detto la mia amica Graziella l'altra volta che ci calciò con il piattino di plastica della sorella di Andrea di Bellida quando era piccina, mi ha scritto va bene, allora questa volta la accontenterò con un bel
Una bella scodellona di mele, perché nel piatto io ho la scodella, perché se no il brodo viene fuori come l'onda anomala. Ecco qua, ci si mette anche tu, te ne sai, dici? Eh? Dico. Pezzettina anche di zampina, no? Questa me la mangio io, tipo. Ecco fatto. Ecco fatto, un piattino sano, buono, tanto genuino, insomma, perché con tutto questo grasso vinci dovrebbe mangiare. Ma ogni tanto, mi raccomando, levatevi di due soddisfazione nella vita, tanto che ci fanno sempre un culo così da tutte le parti. Almeno questo qui, un filo di pepe, per dargli un po' di colorino bellino. E anche con questa ricetta siamo alla fine. Mi dispiace lasciarvi, ma questa è la vita, me la vado a mangiare. Un saluto a tutti, alla prossima!